Grazie, grazie, grazie. È davvero bella. Basta con i grazie. Adesso mangiamo la torta, non no? Non così in fretta. Deve esprimere un desiderio prima, giusto? Ma certo. Benvenuta nei 25, Lindsay. No, non dirlo. È troppo vicino al fatidico 3. Voglio fare un brindisi. A tutti quelli che hanno reso possibile questa festa stupenda. Al mio caro fratello Joey. Goditi grassi e zuccheri finché puoi. A Abby. So che ci siamo appena incontrate al lavoro, ma so che saremo grandi amiche. E a mia madre. Grazie per non aver dimenticato la bata. E per aver portato le forchette riciclabili, perché sai quanto mi sta a cuore l'ambiente. E al mio più vecchio amico Dave. Oh, oh, non provarci. Hai la mia stessa età. Grazie per esserci sempre stato per me. Salute. 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 Stai cercando Lindsay? Già. È in camera sua. Le dirai finalmente cosa provi? Non ci vuole tanto. Non è così semplice, Joey. E se poi le dico quello che provo e lei non è interessata, rovinerei la nostra amicizia. Lei ha tutto per me. Eccoti qua. Hey. I primi stanno iniziando ad andarsene. Oh. Che cos'è? Ok, non ridere. Ma è la mia preziosa lista dei desideri. Ogni anno al mio compleanno esprimo un desiderio e lo scrivo qui. Mi scuso, ti conosco dalla terza elementare, ma non ero al corrente. Ma nessuno dei miei desideri si è avverato. Non ancora. Beh, dovrò vederla. Posso? Va bene. Ok, vediamo cosa abbiamo. Un cucciolo, una casa delle bambole. A mio fratello deve venire la varicella. Era una bambina crudele. Oh, dimagrire. Trovare il mio principe azzurro. Billy Maddox deve per forza innamorarsi di me. Ero in terza media, era così carino. Una vista perfetta. Mamma e papà che tornano insieme. Non riuscirò mai ad operarmi agli occhi e... Andiamo, chi è che non vorrebbe che i suoi si risposassero? Che c'è? Niente. Solo il tuo ultimo desiderio. Che troverò il mio vero amore? Beh, noi ragazze lo sogniamo, non credi? Certo. Nessuno di questi desideri si è avverato, ma cosa importa? Siamo ancora giovani, Dave. Il mondo è nelle nostre mani. E poi un giorno sarò una figura di spicco nella salvaguardia dell'ambiente e vivrò in una grande casa con l'uomo che amo. D'ora in poi tutti i miei desideri diventeranno realtà. Signorina Corvin? Signorina Corvin? Me ne servono 20 copie per le 11 e un caffè per le 10. La giornata è appena cominciata e Kate è già in astinenza da caffeina. Un nuovo screensaver? Sì, la foto della scorsa settimana l'abbiamo scattata per i primi 6 mesi insieme. Non è il migliore, Abby, io credo davvero che sia lui quello giusto. È il mio principe azzurro. Sono così emozionata per stasera. Green Tree, posso aiutarla? Oh, ha un grande articolo per noi. Una lettiera per cani. Ci invii più informazioni, le passerò alla signorina Moore. Ok, buona giornata. Alla prossima idea verde per cani me ne vado da qui. So che avrai una risposta sul tuo progetto da Kate oggi, vero? Ancora pensi che importi? Ma certo che importa. Amica, hai trovato un gran prodotto che salverà il pianeta e ti darà una promozione. Abby, ormai siamo assistenti qui da 5 anni. Da quando una di noi è stata promossa a una vita che non sia legata a queste scrivanie di legno? Non sono di legno, vero? Che ne dici di svagarci un po'? Usciamo insieme stasera? Stasera? Va bene, ok. Stiamo al gioco. Andrò a casa di mia madre per cena e poi andrò da Kevin. Stiamo al gioco in che senso? Abby, tra 3 giorni sarà il mio 30° compleanno e nessuno ha parlato di una festa. E Kevin si comporta in modo strano, avrà qualcosa in mente. Non ho idea di cosa tu stia parlando. Sarò imbarazzata quando Kevin salterà fuori da dietro il divano e urlerà. Kevin?
Lindsay, sei in anticipo. Non è come sembra. Ok, è come sembra. Mi dispiace. Cosa vuoi che ti dica? Sorpresa. Questa doveva essere la tua battuta. Dave Landry, gran legale, chauffeur al suo servizio. Andiamo con la mia auto, giusto? La tua è ancora rotta. Già, quando non lo è. Allora, ti hanno dato un giudizio sul progetto dei pannelli solari? La compagnia lo sta chiedendo, ho detto che come loro avvocato non c'è altro che possa fare. Non ancora, credo stiano aspettando il momento migliore. Oh. Va tutto bene? Mm-hmm. Sì, sto bene. Sicura? No, invece no. Io e Kevin abbiamo rotto. Oh, Lindsay. Mi tradiva da un po' di tempo. Mi dispiace. Vuoi parlarne con me? Non voglio più uomini. Sono tutti cani. Fatta eccezione per i presenti. Ah, oh, grazie. Ma tu sai che ci sono diversi tipi di cani. Da compagnia, da guardia, cani guida. Tu però sembra che finisca sempre con dei segugi. Sai sempre come farmi ridere. Sì. Grazie. Scusa. Ehi, mamma. Sei in aeroporto? Sì, non preoccuparti, sopravvivrò al mio compleanno senza di te, promesso. Divertiti in Messico, ok? E sta attenta ai nachos. Ti voglio bene. Almeno lei ancora viaggia. Lei e mio padre si dividono la multiproprietà ogni anno. Ancora non si parlano, eh? Stai scherzando? Sono due poli opposti. Se fossero cani, sarebbero come un dolce barboncino e uno sbavante San Bernardo. Grazie per aver chiamato ieri sera. Non voglio dirti te l'avevo detto, ma te l'avevo detto. Perché continui ad uscire con degli stupendi bastardi? Non lo so, è una domanda trabocchetto. È come se avessi una lista di ingredienti per il tuo ragazzo perfetto e lascia che te lo dica, è quella sbagliata. Abby, così non mi aiuti. Dovresti sostenermi, non rimproverarmi. Devi iniziare ad uscire con uomini che ti apprezzano, non con immaturi che non meritano il tuo tempo. Che ne pensi di Dave? Dave? Il mio Dave? Figurati, ci conosciamo fin da piccoli, è come un fratello per me. E poi è un ragazzo meraviglioso, è dolce, solo che... non provo niente per lui, lo sai. O non vuoi concederti di provare niente per lui perché non ne hai il coraggio? Proprio lì, a sinistra. Non c'è nessun punto okay, d'appoggio. Ora, usa la forza delle gambe, non delle braccia, capito? Non ce la faccio. Sì, ce la fai, ci siamo quasi. Così? Visto? Allora, bel regalo di compleanno, eh? Non immagini la voglia che avevo di portarti qui. Ti piace la natura, sei sportiva e non rifiuti mai una nuova sfida. Sì, ma non una in cui serva un paracadute. Stai andando bene, Lindsay, per essere la prima volta. Dave mi ha introdotto all'arrampicata qualche mese fa, stupendo. È ottimo per tonificare le gambe, giusto tesoro? Giusto. Ehi, Dave Landry. Cliff, amico, quanto tempo. Sì, sono tornato ieri da New York, giusto per fare una pausa dai meeting. Dave, non riesco a muovermi. Sì, ho pensato a te di recente. Sì. Dobbiamo parlare, chiama il mio ufficio, fisseremo un incontro. Ma certo. Ok. Dave. Oh, mi dispiace, tutto bene? Sì, io credo di essere pronta a scendere. Beh, questa è la parte migliore. Basta che ti spingi in fuori e Trish ti farà scendere giù. Cosa? Vuoi che mi lasci andare? Sì. Ma sei impazzito, io non voglio farlo. Non c'è niente di cui aver paura, è una questione di fiducia. Oh, io ho fiducia nelle persone, non è questo il punto. Non nelle persone, in te, Lindsay. Devi fidarti, ok? Oh, andiamo. Non oggi. Non oggi. Ok, ti prendo io. Dai. Ok. Ci siamo. Ok. Io
stai bene? Sì, stai bene? Sì, sto bene. Stiamo bene. Ah. Sì, portami il più lontano possibile dal Monte Everest qui. Sì. Ok. È stato divertente. Già. Grazie per avermi ci riportato. Certo. Dave, ricordi di cosa abbiamo parlato? Sono passati diversi mesi ora. Sono pronta a passare al prossimo livello. Riusciresti a scalare un'altra parete? Non mi stavo riferendo alle arrampicate. Oh. Ascolta, io lo so che ne abbiamo parlato, Trish, solo che... Io credevo che i miei sentimenti cambiassero. Non sono pronto. Scusa. Tu sei un ragazzo grandioso. Se e quando sarai pronto, chiamami. Sì. Allora, l'arrampicata non è stata il miglior regalo di sempre. Beh, almeno non ho preso il pacchetto scala ogni montagna, giusto. Quindi... già. Dave, ho quasi 30 anni. Sto per compierne 30. Rilassati. Hai almeno 20 anni prima che arrivino i capelli grigi. Anche se mi sembra di vederne uno qui a sinistra. Ti ricordi la mia lista di desideri? Certo. Beh, nessuno di quelli si è avverato. Linz, ti renderai conto di quanto sei fortunata. Sei stupenda, intelligente. Credimi, ogni ragazzo ucciderebbe per stare con te. Eccetto Kevin, ma lui è un cretino. E non dimentichiamoci di Brad. Oh, Brad. Ma se fossi a corto di opzioni, conta pure su di me. Dave, tu sarai sempre il mio miglior amico. Vieni qui. E allora cosa faceva Trish stasera? Oh, non volevo rovinarti il morale, ma ci siamo lasciati. Ma voi due eravate così felici. Non lo so. Lei è grandiosa, solo non è quella giusta per me. Ah, non vedo l'ora di andare a casa da un gran libro e un barattolo di gelato. Io potrei passare dopo, se vuoi. Potremmo fare una delle nostre belle maratone televisive. Dramma, suspense... Commedia. Lindsay, a dire il vero, c'è qualcosa di cui vorrei parlarti da un po'. Cosa? A proposito della nostra... Forse dovremmo parlarne a cena. Ok, certo. Oh, aspetta. Sorpresa! Che spavento! Sorpresa. Non mai fidarsi di un avvocato. Anche una sola candela sarebbe andata bene, eh? Ok. Aspetta! Non dovresti esprimere un desiderio? Nessuno si è mai avverato finora e adesso ho capito qual è il punto. Il punto è che non fa niente. Desidera una promozione. Era il mio desiderio 3 anni fa. E se fosse un'auto nuova? La volevo 2 anni fa e se avessi avuto quella promozione avrei potuto permettermi l'auto. Desidera di vincere alla lotteria o qualcosa che non sia per te? Partecipo a Omni Charity ogni anno e non vinco mai. E ho già desiderato che la città usasse il solare e che Kern Park venisse salvato, quindi basta. E di trovare il principe azzurro, che ne dici? L'anno scorso ho desiderato di trovare l'uomo giusto prima dei 30 anni e ho trovato l'uomo più che sbagliato. Dovrà pure esserci qualcosa. Re dei desideri, questa è la tua ultima occasione. Buon compleanno, Lindsay. Che il tuo desiderio finale si avveri. Ho perso più di 2 chili. Grandioso, la bilancia è rotta. Arrivo, Dave! Oh. Non ho una casa, ti prego, tienimi con te. Sei così carino, ma non credo che...
così carino. Ma che cosa ci fai qui? E che cosa dovrei fare con te? Io non posso tenerti. La signorina Corvin? Sì. Per favore, una sigla qui. Oh. Ogni anno alla scuola materna dicevi di desiderarla. In ricordo di quei giorni, auguri per i 30 Becky. No, 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 fermo, 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 no. Che cosa stai facendo? No, Dave, ce l'hai fatta. Joy, cosa hai fatto in faccia? Beh, che tu ci creda o no, ho la varicella. Cosa? Non posso stare con nessuno che non l'abbia già avuta da piccolo. E odio il mio compagno di stanza, quindi posso stare qui per un po'? È incredibile, sì. Vieni dentro. Da quando hai un cane? Da 10 minuti, credo. Non è un tesoro. E cos'è quella roba? A dove siamo? A Grand Central Station. Dave, finalmente sei qui. Non crederai a cosa è successo. Bel cane. Oh, grazie. Oh, ehi, hey, Joey. Cosa è capitato alla tua faccia? Quella è una casa delle bambole gigante. Sì, ok, il divano è tutto tuo. Io farò tardi al lavoro. Cerca di fare il bravo fratello. Aspetta, e tienimi lui o lei. No, non lo so. Ti prego. Oh. Solo qualunque cosa tu faccia, tienilo lontano dalle piante, ok? Grazie. Ciao. Ehi. Oh, oh. Se vuoi un po' di aiuto con il piccolo, sai quanto io ami i cani. Grazie, sei il migliore. Senti, ricordi quella cena di cui parlavamo? Vogliamo farla? Certo, trova una data. Scusa, ma è tardi, devo andare. Ciao. Ma dopo. Ehi, festeggiata, la sveglia non ha suonato? No, ho avuto una mattinata davvero bizzarra. Spero che questa non te la rovini. Renshaw vuole vederti. Ormai sei con noi da un po', Lindsay, ammirevole. Signor Renshaw, non immagino cosa Kate possa averle detto, ma io sono molto felice qui. E molti dei prodotti da te raccomandati hanno dato risultati estremamente buoni. Hai sentito di Margaret? Ha avuto quella promozione? È stata licenziata. E promuoverò te a direttore dello sviluppo. L'ho avuta! Oh! Ho avuto la promozione! Oh mio Dio, quando comincerai? Domani è stata davvero una giornata folle. Bella, volevi talmente tanto che deve sembrare strano. Un secondo, eh? Ok. Ciao. Ciao, papà. Ciao, tesoro. Buon compleanno. Grazie. Dove sei ora? Alla multiproprietà. Cioè, sei in Messico? Sì, signorita. E indovina chi ho incontrato? Buon compleanno, tesoro. Mamma. Non volevo crederci. È bastato premere un tasto sbagliato e ho incontrato tua madre. E indovina, ci stiamo divertendo tantissimo. Sì, è come la prima volta che ci siamo incontrati e c'è una chicca. Ricominceremo ad uscire di nuovo. Ciao, tesoro. Ci vediamo presto. Bene. Ciao Lindsay, un fantasma del passato. Il dottor Maddox, Billy Maddox. Sono andato su compagnidiclasse.com. Non posso credere che tu sia ancora qui. Anche io sono qui. Billy? Vediamoci, chiamami. 555-0174. No, non ci credo. Che strano, non si è bruciata. È impossibile. O non lo è. È grandioso, ma strano. Ci vediamo, quattro occhi. Ciao, nuovamente. Sì, lui ama il bacon. Lui adora il bacon. Ta-da!
Che c'è? Fa lo stesso. Ehi, sembri quasi diversa. Davvero? Tu credi? Sì, sei uno schianto. Forse hai perso del peso e messo le lenti a contatto? No, nessuna delle due. Sono desideri che si sono operati. D'accordo. Ascolta, non ha molto senso neanche per me, ma ho espresso un certo desiderio alla mia festa. Ed era bello grosso, uno davvero grosso. Cioè perdere peso e togliere gli occhiali? No, cioè non porto le lenti. Ho desiderato che tutti i miei desideri di compleanno si avverassero. E indovina? Ora mi spaventi. Ok, prima è arrivato il cucciolo e poi la casa delle bambole. E ora tu con la varicella, lo desideravo quando avevo 7 anni. Quindi sei stata tu. E poi ho avuto una promozione e mamma e papà hanno ricominciato a parlare fra loro. Sì, ma non vuol dire che siano tornati insieme. E poi la mia cotta della terza media mi chiama. Ho perso più di 2 chili e ho una vista perfetta. Aspetta un secondo. Non è che per caso hai desiderato anche una bella ragazza per me? Joy, sul serio, questa non è una coincidenza. Tutto ciò che ho sempre desiderato sta diventando realtà. Sai cosa significa? No, ma ho il sospetto che me lo dirai. Sto per diventare un pezzo grosso della Green Tree e troverò il mio principe azzurro. Ok. Non è che hai bevuto un po' troppo alla tua festa? Ok, Lindsay, sono sicuro che ci sia una spiegazione. Ora, credi che l'uomo dei tuoi sogni arriverà qui e suonerà alla porta? Questo potrebbe essere chiunque. No, non credo, di sicuro è lui. Che faccio? Non lo so, andare alla porta sembra logico. Ehi, hey, Lindsay, pronta per il lavoro? Oh, ciao, Dave. Sei tu, entra. Aspetta, aspetta, magari anche lui fa parte della cosa. Faccio parte di cosa? Di che stai parlando? Sta solo avendo una piccola crisi nervosa tutto qui. Crede che tutti i suoi desideri di compleanno si stiano avverando. Davvero? Ha strofinato una lampada per caso. Ragazzi, non sono impazzita. Dove sono i tuoi occhiali? Esatto, è questo. Un altro desiderio potrebbe avverarsi proprio ora. Ok. Salve, lei è Lindsay Corvin? Sì. Io rappresento la lotteria Omni Charity. Lei risulta aver partecipato al concorso molte volte. Sì, più o meno ogni anno. Beh, quest'anno la sua generosità verrà ripagata. Lei ha vinto il doppio mega premio finale. Cosa? Sta scherzando! Lasci che le porga ufficialmente le chiavi della sua meravigliosa auto di lusso. Oh, grazie mille! Non c'è grazie, di che. Grazie. Ma aspetti, c'è un ultimo premio. La sua auto starà benissimo, parcheggiata davanti alla sua nuova casa dei sogni. Oh mio. Wow. Questo è incredibile! È la casa dei miei sogni! Tutto ok? Sì. Oh, santo cielo, grazie! Grazie, grazie! Non vedo l'ora che sia il mio compleanno. Grazie! Buongiorno, signorina Corvin. Buongiorno. Da questa parte. Claudia, mi porti tutti i miei file sul mio progetto fotovoltaico. Se riesco a venderlo, ristorante riservato ai dirigenti arriva. Sono terribilmente dispiaciuto, ma quell'auto stava per investirla. Grazie. Lei ha appena salvato la mia vita. Ci conosciamo. Permettetemi di presentarmi. Sono il Principe Azzurro. Luci a posto, cominciamo a girare. Andiamo, che fai? Sbrigati! A che è conosciuto come il tizio del dentifricio. Guarda chi ha Miss Popolarità stasera. Non scherzare. Beviamo qualcosa? Posso offrirti da bere? Cosa? Dean Kane. È Dean Kane. Tu sai chi sono? Certo, stai scherzando. Sono una vera fan. Ho visto ogni singolo episodio di Superman, davvero, lo giuro. Beh, io mi sento onorato. Come ti chiami? Io mi chiamo Lindsay. Lindsay, piacere di conoscerti. Ciao. Io ho appena realizzato che anche tu sei sulla mia lista. Scusami? Sì,
È il mio compleanno e ho espresso dei desideri. Adesso si avverano tutti. È il tuo compleanno? Sì. Beh, allora posso darti un bacio di compleanno? Sì. Da entrambi i lati. È il 14esimo, il 14esimo. Joy, ci vediamo dopo. Ho trovato l'indirizzo, non voglio fare tardi. Quindi tu credi davvero nella fatina dei desideri di compleanno? Certo che no, ma sono sulla lista. Ne ho spuntati 15 finora. E questi desideri ora sì, davvero? Come te lo spieghi il fatto che ora non mi servono gli occhiali? Non lo so, andiamo. La vista può migliorare con l'esercizio. Non mi sono iscritta alla palestra degli occhi. E il fatto che abbia perso di colpo più di 2 chili? Magari stai avendo una qualche forma di reazione ormonale. Dovuta ai 30 anni. Senti, ho iniziato quella lista dei desideri quando ero piccola e alcuni di quelli che devono avverarsi sono assurdi. Come diventare la prima donna presidente. Giusta obiezione. Chiamerò la fatina del compleanno. Come funziona? E se il prossimo ragazzo che conoscerò fosse il principe azzurro, come farò a capire che Lindsay, è lui? Lindsay, stai dicendo davvero? Magari sarà Billy Maddox. Ci siamo messaggiati e andremo a colazione insieme. Billy della McKinley? Sì, mi ha chiamata all'improvviso. Spiegami questo, signor distruggi desideri. E spiega questa. Wow. Buongiorno, signori. E lei deve essere Lindsay, la nostra fortunata vincitrice della lotteria. Sono contenta di conoscerla. Sì, salve. Salve. Mi occupo delle relazioni per la Omni. Il signore è suo marito? No, lui è il mio amico Dave. Ah, beh, è un piacere conoscerla. Perché non entriamo a fare un tour della nuova casa? Ok. Lei ha vinto la Virginian. Uno dei diversi stili delle Wellington Estates. 5 camere da letto, 4 bagni e mezzo, un cinema privato a 9 posti e un lussuoso salone. Oh, wow, in Virginia sapevano come vivere. Sì, con una grande famiglia e un mucchio di servitù. Lindsay, non credi sia un tantino? E tutti questi mobili sono compresi? Lei deve solo aggiungere l'amore. E qui c'è la sua cucina Grand Gourmet Chef, solo il meglio di tutti gli elettrodomestici. È fantastica. Se solo sapessi anche cucinare. Non importa, con questa cucina mi sento la nuova Julia Child. Ed ora si rifaccia gli occhi con il suo nuovo, lussuoso, top di gamma SUV. Io non lo guido quello. Io lavoro per una delle più importanti compagnie ambientaliste della città e quello è un grosso mostro che probabilmente farà 3 chilometri al litro in discesa. Beh, lei non può restituire i premi, ma non c'è ragione per cui non possa venderlo. Ehi, Joey, rispondi. Dormiamo nella mia nuova magione stasera a 475 di Lakeview Terrace. La chiave è sotto il tappeto, porta il cucciolo. Ok, a dopo. Lindsay Corbin. Billy. Wow. Ma guardati. Dai, siediti. Grazie, sì. Wow, sei uno schianto. Oh, andiamo. Ma tu non sei cambiata per niente. Certo, eri bella allora, ma adesso... Non pensavo che mi avessi notata. Stai scherzando? Io non riuscivo a staccarti gli occhi di dosso. Sai, non riuscivo a credere di averti ritrovata su internet. Ti ho pensata davvero tanto. Wow, non scherzi. E quindi sei un dottore? Podologo. Oh. Sì, se hai un problema ai piedi, sarò felice di dare un'occhiata. Stanno bene, sì, stanno bene. Ok. Ok, sì. Io non mi sono sposato. Oh. Sono ancora in contatto con i ragazzi della McKinley. Te lo ricordi, Perkins? Occhiali spessi, voce stridula. Sì. Felber, che raccontava quelle sue barzellette. Sì, sono cambiati tanto, No, perché? No, Cosa mi dici di te? Single? Sposata? Per ora single. Lavoro alla Green Tree, una compagnia per lo sviluppo ambientale. Sono stata da poco promossa a direttore. Fantastico! Congratulazioni! Grazie! E tutto questo è così divertente! È così divertente! Lindsay, io devo essere onesto. Ti ho pensato davvero tanto. Sì, l'hai già detto. Io lo so che non parlavamo tanto un tempo, ma ho sempre pensato che ci fosse qualcosa tra noi. Io lo sentivo.
È buffo, perché non ricordo che abbiamo mai parlato. Il fatto è che io so che sono passati anni, ma nell'istante in cui hai varcato quella soglia e ti ho vista, mi sono sentito come se fossi tornato di nuovo in terza media, lo giuro. Voglio dire, quel brivido lo sento ancora. Sai, Billy, a volte le persone finiscono per fantasticare su un'altra persona. Sì. Tu non mi conosci, quindi come puoi provare dei sentimenti per me? Sì, credevo che potesse accadere. E non avrei dovuto dire niente, sono un vero idiota. E tu probabilmente mi odi. No, no, io non ti odio, Billy, no. Ah, no? No. Quindi lo vuoi anche tu? Lindsay, questo potrebbe essere davvero meraviglioso. Ti chiederei di uscire ancora. Che ne dici di stasera? Oh, sai una cosa? È tardi, oh, è così tardi. Io devo andare, mi dispiace, devo andare. Ma non abbiamo nemmeno ordinato. Lo so e mi dispiace davvero, ma ho una riunione. È stato un piacere vederti, Billy. Ci vediamo. Allora, come va la riunione degli ex alunni? Credevo che fosse così figo in terza media. Il problema è che è ancora in terza media. Non riuscirei a riconoscere l'uomo giusto neanche se mi colpisse in viso. Oh no. Quella Woodle sta venendo verso il parcheggio. Se mi vede in quest'auto sono morta. Devo andare, devo scappare, Dave. A dopo. Questo era il mio posto, non mi ha vista? Ah, certo, dentro quel carro armato. Ok, alcune persone pensano che il mondo sia loro. Alcune persone? Lei crede di conoscermi basandosi sull'auto che guido? Sì? Sì, credo di sì. Io credo che i beni materiali la facciano felice, lo status sia la cosa più importante di tutto il resto e ovviamente non gliene importa un cavolo dell'ambiente. Oh, wow, non c'è davvero affermazione più sbagliata che potesse fare. Lasci provare no? Me. Ok. Compra solo abiti firmati, spende troppo per farsi tagliare i capelli e guida un'ibrida perché vuole far pensare che tiene all'ambiente, ma non è così. Wow. Già. Sono 2 su 3. Non male. Mm. Oh, e mi chiami la prossima volta che trovo un posto nel quale riesci a entrare davvero. Ce la faccio. Ah, ok. Buona fortuna. Signorina Corvin, i giornali per lei. Oh, grazie. È una cosa fantastica. E questi sono i fascicoli sul fotovoltaico richiesti. Allora, questi cosa sono? Oh, metà sono per metterla al corrente dei nuovi prodotti. Il resto, le solite cose, budget, analisi, rapporti. Devo leggerli tutti? Per le 11 in punto. Avrà un meeting. Benvenuta ai piani alti. E a pagina 5 del rapporto troverete le previsioni di profitto. Ok, passiamo a un nuovo progetto. Come da memo, il signor Woodle sarà qui in ufficio oggi con un nome importante di Wall Street e un grande investitore. Se entreremo in borsa, dovremo dimostrare quanto valiamo. Kate, tu ti occuperai di presentare i nuovi prodotti al signor Woodle questo venerdì. Ok, bene, quindi... qui non deve alzare la mano. Oh, io ho un incredibile progetto che avrei piacere di presentare venerdì. È una prodigiosa tecnologia fotovoltaica che taglierà il costo dell'energia. Mi dispiace, ma è troppo tardi per aggiungere una presentazione. Il calendario è già fissato. Potrà proporla tra 6 mesi. Ok, quindi spostandoci sul piano finanziario... Scusami, Frank, scusa l'interruzione. Porgo le mie scuse a tutti voi. Vi ruberò solo un paio di minuti. Vorrei presentarvi uno dei nostri nuovi investitori, qui in visita da Boston. Signori, vi presento Reed Paulson. Salve a tutti. Salve. Ho detto a Barry che non sono solo un investitore silenzioso, ma cerco di essere anche invisibile, quindi voi continuate pure, fate un ottimo lavoro. Non credo, non credo. Voglio che incontri il tipo di persone che fa della Green Tree la numero uno. Jared McClintock, della contabilità. Leg Parson, ricerca. Salve. Kate Moore, direttrice dei nuovi progetti. Salve, Kate. Di fronte a lei c'è la nostra nuova direttrice. O almeno credo che lo sia. Mm. Sì, la signorina Lindsay Corvin.
A dire il vero, credo che ci siamo incontrati. Lei non è quella che guidava quelle enormi... Orribile auto a noleggio, lo so, è terribile, ma era solo a noleggio. Bene, ci sarà molto tempo per conoscere gli altri. Frank, vi lascio al vostro meeting. Signor Woody, un momento. So che è tutto fissato per le presentazioni di venerdì, ma io avrei qualcosa di incredibile che lei deve vedere. Beh, è meraviglioso. Adoro che i miei abbiano passione, ma non ho molto tempo. Quindi venga da me fra 6 mesi. Signor Woody, con tutto il rispetto, questo non può attendere. La compagnia e il nostro ambiente non possono attendere. La Green Tree ha bisogno di progetti audaci e innovativi che rispecchino la vostra intenzione di finanziare prodotti che sosterranno il nostro ambiente per secoli. E io posso presentargliene uno venerdì. Non se ne pentirà. Beh, non reagisco bene a chi cerca di forzarmi qualcosa giù per la gola. Se non è per una buona causa. Frank, fammi un po' di spazio venerdì. Cosa? Corvin, voglio un'anteprima di quella presentazione sulla mia scrivania domani mattina. Nessun problema, sì. Ok, la riunione è conclusa. Incredibile. Lindsay? Dave, ce l'abbiamo fatta. È tra 2 giorni, credi di farcela? Se credo di farcela, questa è una notizia grandiosa, certo che posso. Oh, santo cielo, ok, possiamo vederci. Pranziamo insieme, abbiamo tante cose da preparare. Accidenti, non posso, ho un appuntamento. Ok, allora vieni a casa mia stasera dopo il lavoro. Perfetto, in effetti consideriamo questa la nostra cena. Possiamo lavorare e poi parlare. Porto io qualcosa da mangiare, non devi alzare un dito. Sei il migliore. Dave, io credo che questo potrebbe cambiarci la vita. Sì, hai ragione. Ciao. Scusatemi. Bene, guarda chi c'è, l'ambientalista con il carro armato, ciao. Salve, ho già detto che non è la mia auto. Certo, ma io credo che ti stessi divertendo al volante. Ascolti, è una mostruosa succhia benzina, sputa anidride carbonica. L'ho vinta ad un concorso e la venderò. Stavi solo facendo un piccolo test drive. Esatto, perché io ho a cuore l'ambiente. È stato un piacere rivederla. Beh, allora vale per entrambi. Ne vuoi discutere di questo fatto? Magari durante il pranzo. Si è appena liberato un tavolo. Beh, è iniziato tutto con una sola lavanderia nel cuore di Boston e si è propagato come un incendio. Credo siamo stati uno dei primi negozi di lavanderia ecosostenibili e così, prima che me ne accorgessi, tutto d'un tratto, ho una compagnia da 70 milioni di dollari. E la cosa naturalmente ci dà un po' di libertà di osare in altre cose, come la Green Tree e... Beh, sono qui per l'apertura della nuova centrale di una no profit che supporto. Quindi sei nato a Boston? Oh sì, io la adoro questa città. Ora, è moderna, ma anche ha conservato la sua storia, capisci? Cosa mi dici di te? Io sono nata qui, in una città che sta perdendo la sua storia perché demoliamo i suoi edifici e ne tiriamo su di nuovi. Ci sono persone che lo chiamano progresso. Sì, il progresso è grandioso, ma non se si deve distruggere la bellezza per perseguirlo. Ti prego, dimmi che non sei sposata. O che hai una malattia incurabile, o perdi la memoria ogni 24 ore, o cose simili. Come ti chiami, scusa? Ok. Ascolta, sai quell'evento che ho menzionato? Ci sarà una festa di gala per la nuova apertura e io non vorrei sembrare sfacciato, ma sarei felice se tu venissi con me. Lindsay? Questa sì che è una sorpresa. Stavo giusto passando di qui e ti ho vista. Ecco, mi dispiace se mi siedo. Un pochino. Salve. Billy Maddox. Salve, Reed Paulson. Allora, come vi conoscete voi due? Lavoriamo insieme. È un piacere conoscerti. Lindsay e io ci conosciamo. Billy e io eravamo compagni di scuola, non ci vedevamo da molto tempo. E all'improvviso ci siamo rivisti e... Boom! Come se il tempo non fosse passato. La scintilla è ancora accesa. Billy, ma di cosa stai parlando? Quindi siete... Coinvolti. L'unica cosa che so con certezza è che noi ci siamo ritrovati proprio nell'istante in cui ci siamo rivisti. Voglio dire, è stata una sorpresa per entrambi. Billy, noi non siamo fidanzati. Non ancora. Noi non possiamo esagerare, dobbiamo lasciare che la cosa cresca con i suoi tempi. Ok, credo di essere di troppo qui. Io me ne vado, è meglio.
Questo dovrebbe essere abbastanza per pagare il pranzo. Billy, è stato grandioso averti conosciuto e Lindsay, grazie per il meraviglioso pranzo. No, grazie mille. No, non è come sembra. È esattamente quello che sembra. È stato un piacere conoscerti, Rita. Ok. No. Billy, non so quale sia il tuo problema, ma non c'è niente tra di noi. Sono stata abbastanza chiara. Riesci a comprendere quello che ti sto dicendo? Nel momento in cui ti calmerai, io credo che tu, invece, ripenserai all'argomento. Reed, aspetta. No, solo un secondo, lasciami indovinare. Hai vinto anche lui alla lotteria, vero? No, ecco, no, lasciami spiegare, ok? Io non vedevo quel tizio dalle scuole medie ed è completamente andato. Non c'è assolutamente niente tra di noi. Io credo che mi abbia pedinata fino al ristorante. Sì? Sì. Oh, vieni qui. Hai una sorta di stalker? Te la caverai? Io credo che sia più che noco. Ok, ascolta, non voglio intromettermi tra due persone, sai, come te, il tuo fidanzato o roba simile. No, Billy è l'ultima persona al mondo con cui uscirei, davvero. E la risposta alla tua richiesta è sì, sì. Sì? Per questa sera sarebbe un piacere. Sul serio? Mm-hmm. Oh, così è perfetto. Ascolta, ti invierò un'auto a casa, la mia assistente chiamerà il tuo ufficio. Certo. Bene. Sì. Dave, ho un appuntamento con il mio amico Dave stasera e lui è l'avvocato che rappresenta il progetto che porterò e abbiamo molto da lavorare. Ascolta, io partirò domani e vorrei davvero, davvero vederti ancora, quindi perché non lo porti con te? Vieni per un'ora, per favore. D'accordo, ci sto. Sei pazzo, Joey, si gela qui fuori. Amico, questa sì che vita. Ehi, resterai per cena? Ma certo. Ho appena ordinato la cena al ristorante preferito di Lindsay. Bene. Già. Oggi è il gran giorno, Joey. Alla fine lo farò. Voglio dirle quello che sento davvero. È stupendo, Dave. Mi sembra presto, ma credo che sia pronta ad ascoltarti. Lo spero. Siamo migliori amici, condividiamo ogni cosa. Adoriamo passare il tempo insieme. Spero che lei provi quello che provo io. Ciao! Vieni qui, vieni qui. Come potrei chiamarti, eh? Ci serve un nome per te. Sei così carino. E se ti chiamassi Whisky? No, allora che ne pensi di desiderio? Il mio desiderio. Ho preso dell'ottima pasta, del vino, qualche candela. Cosa ne dici? Ehi, Dave! Oh, ciao! Ehi, Joey. Ti senti un po' meglio? Ancora in ripresa, quindi io resterei qui un altro paio di notti se non disturbo. Certo, ma sono i tuoi vestiti quelli sul pavimento, giusto? Scusa, tesoro. Quelli sono miei. Papà, ciao. Cosa ci fai qui? Dov'è la mamma? Prima di trasferirci alla multiproprietà, io stavo per trasferirmi in un nuovo appartamento. Mm-hmm. Ma poi abbiamo deciso che mi sarei trasferito da lei. Terribile errore. Un bel litigio. E se stessi qui un paio di giorni? Che c'è? Tutta la famiglia viene a stare da me adesso? E va bene, solo se prometti di mantenere in ordine. Promesso, promesso. Ti dimenticherai che sono qui. Ok, Dave, ci sono stati un po' di cambiamenti. Possiamo andare di sopra? Certo, certo. Ok, grazie. Uno degli investitori della Green Tree mi ha invitata a una serata di gala e gli ho detto che stasera avevo da fare, ma lui ha detto di portare anche te, così potremmo andare e dedicarci al nostro lavoro dopo. Oh, vai tu. Sei sicuro? Dovresti venire, sarà divertente. Sì, a me sta bene, ma ho ancora del lavoro arretrato con la presentazione. Porterò tutto quanto a casa mia, così ceneremo lì e controlleremo il lavoro quando arriverai. Ho sognato questo bel vestito, queste scarpe e questa borsa per molto tempo, ma erano solo desideri. Finora. Credevo che a te non piacesse vestirti così. Beh, di solito no, ma stasera ho pensato, perché non farlo, no? Puoi aiutarmi con la lampo? Sì, certo. Grazie. Credi mi faccia sembrare grassa? No, no, tu sei bellissima.
E il vestito è stupendo. Non è il vestito. Ci riesci? Fatto. Ok, vado lì giusto per un'ora e poi ci vediamo a casa tua, d'accordo? Sì, certo. Buon divertimento. Nessun edificio storico è stato abbattuto per questo. No, è bellissimo. A proposito, tu sei un incanto. Grazie mille per essere venuta. Beh, stai benissimo anche tu e grazie per avermi invitata. E dov'è il tuo amico? Oh, lui ha del lavoro da fare e non era dell'umore adatto per festeggiare. Sai, neanche a me va molto. Perché non lasci che ti mostri la parte migliore di questo palazzo? Wow, terrazza verde. Fa un po' fresco, ma è davvero bello. Vuoi la mia giacca? No. D'accordo, è ideato perché le famiglie possano venire qua a rilassarsi nel cuore della città. Io credo che amerei lavorare in un posto così. Beh, questa è l'idea. Sai, credo che il mondo in cui viviamo influenzi il nostro ambiente, ogni singolo aspetto della nostra vita. Qual è il tuo design preferito? Non lo so. La scarpa perfetta. Mm-hmm. No, un'orchidea. Anzi, anni fa la Martin Jewels in centro ha prodotto un ciondolo a forma di cuore e sono rimasta senza fiato. Fin da piccola desideravo di averlo. Tu cosa mi dici? Oh, io ho una lista lunghissima. Le linee taglienti di una Lamborghini, la meraviglia della Disney Hall, la poesia di una casa di Frank Lloyd Wright, adoro qualcosa che abbia le curve, l'intelligenza e la bellezza. Eccoti qui, Reed! Torna giù alla festa, non fanno che chiedere di te! Apprezzo davvero ciò che ha fatto per la fondazione. Grazie per aver portato la sua adorabile moglie. Ti andrebbe di ballare? Con piacere. Grandioso. Bene. Per essere una trentenne. Oh. Mi dispiace, li ho appena compiuti, sono un pochino sensibile. Non dovresti. Spero che i tuoi desideri si siano avverati. È buffo che tu dica questo. Sì? Tu pensi mai che una persona possa veder realizzati i suoi desideri? Ma io credo che a volte delle cose possano apparire all'improvviso. È un effetto magico. Come quando due persone si incontrano. Qualunque cosa può succedere. Cenerentola, credo che tu sia rimasta già ben oltre la mezzanotte. Già, e non vorrei mai tornare a casa in una zucca. Chiamo la tua limousine. Ok. Che c'è? Ho qualcosa tra i denti? No, ti stavo solo guardando. Esprimevo il mio desiderio. Un bel desiderio. Sì, un bel desiderio. Che c'è? Oh, sei sposato, dimmelo, sei sposato. No, non è niente del genere, lo giuro. È solo che dovrò prendere un aereo domani per Boston. Dopodiché sarò in Indonesia a chiudere un contratto e non so quando potrò tornare. Riesci a concedermi un altro giorno? Fino a dopo la presentazione. Ti cucinerei una meravigliosa cena domani sera a casa mia. Molto convincente. Resterò per un'altra notte. Grazie. Credo che tu debba andare. Domani hai molto lavoro. Lindsay, buon compleanno.
Ci sei? Lindsay? Sì. Sono da te tra un secondo. Ehi! Ehi, mi dispiace, sono in ritardo, lo so. Oh, tranquilla. Che stai facendo? Sai quando si conserva tutta quella roba del passato e poi si dimentica? Oh, il grafico è sul tavolo. Oh, grazie. Già, è quasi finito, bisogna solo stamparlo, è venuto bene. Tutti i test e le informazioni sui materiali sono lì, quindi se le seguiranno, quei pannelli solari non avranno rivali. In quanto porteranno un profitto? È scritto a pagina 3. Io ho stimato 5 anni. Non è immediato il ritorno, solo consistente. Hai fatto un ottimo lavoro. Grazie. Hai fame? Ho preparato un sacco di roba. Oh, ma ha un aspetto magnifico. Sì, diciamo che sto morendo. Allora, com'era la festa? Era carina. Il palazzo era bellissimo. E? E? Ok, lo so che tu non vuoi crederci, ma credo si sia avverato il mio ultimo desiderio. Perché no? Non è l'unico. Qual era questa volta? Il 29esimo. Vuoi dire? Sì. Quel grande investitore si chiama Reed Paulson ed è brillante, simpatico e tiene davvero tanto all'ambiente. Wow. Lo so che suona un po' strano, ma io credo che sia lui l'uomo giusto per me. Lindsay, questo è... è stupendo. Sono felice per te. Ed è così che un vero italiano mangia la pasta. Già. Lo sai, mi mancherà a buffarci insieme, se me ne andrò. Dove? Di cosa stai parlando? Ricordi quel ragazzo che ho incontrato quando scalavamo? Cliff. È un altro avvocato amico mio e, beh, abbiamo avuto un incontro e mi ha offerto un lavoro a New York nel suo ufficio. Potrò ancora partecipare al nostro progetto, solo che non vivrò più qui. Wow. Tu cosa gli hai detto? Che ci avrei pensato. E anche che dovevo sistemare una cosa qui prima. È stupendo. Solo che odierei starti lontana. Ho ritrovato delle foto. Questi siamo io e te, da piccoli. Ok, in questa sei con me nel tuo giardino. Oh. Sai, è buffo, in tutte queste foto che ho ritrovato eravamo insieme. Oh, cielo. Non dimentichiamo questa, la scattata Abby. Ci fa sempre delle belle foto. Sai, dice sempre che dovremmo essere una coppia. È divertente. Tu non ci hai mai pensato? A cosa? A noi insieme? Andiamo. Ci conosciamo da piccoli, è come se fossimo fratelli. E tu pensi la stessa cosa, giusto? Sì, certo. Ok, finalmente siamo qui a cenare. Di cosa volevi parlarmi? No, non è niente. Devo mostrarti un'ultima foto. È di te. Ed è la mia preferita. L'ho scattata io. Wow. Qui avrò avuto 18 anni. Mi chiedo cosa avrò desiderato quell'anno. E questi desideri si avverano sempre come vorresti? Non tutti quanti, ma finora sono tutti abbastanza grandi. Le cose erano così diverse a quel tempo. Non ti serviva nessun desiderio per renderti felice. Mi dispiace, signore, non l'ho vista. Oh, è qui. Buongiorno, signorina Corbin. Ha chiamato il signor Renshaw. Si ricorda il meeting? È iniziato 5 minuti fa. Accomodati. Salve, Lindsay. È un piacere vederti. Buongiorno, signore. Io non mi aspettavo di vederla. Credevo che avremmo solo analizzato il mio progetto. Siedi pure.
Allora, Lindsay, ho chiesto a Fred di fare una piccola ricerca sul tuo lavoro. Ho rivisto tutti i prodotti che hai presentato durante questi anni. L'83% di essi è stato un successo, se non qui, in altre nostre sedi. Sai, Lindsay, per essere davvero verdi serve qualcos'altro di verde. Profitti. Non riuscirai a cambiare l'ambiente senza capitali. A Wall Street stanno cercando un veloce rientro sui loro investimenti. Cosa promette il tuo progetto in questo senso? Beh, quanto velocemente? Oh, 1-2 anni, diciamo. Il nostro ambiente è davvero duro al momento. Si parla solo di profitto, ora, non tra qualche anno. Beh, cos'hai da dire? Se domani ce la farai, il tuo futuro sarà molto verde qui alla Green Tree. Sarei pronto ad offrirti un'altra promozione. Davvero? A direttore generale? Presidente della divisione dei nuovi prodotti? Diventeresti il nostro primo presidente donna. Cosa ne diresti? È un desiderio che si avvera. Devo riuscirci. Reed verrà a cena e tutto dovrà essere perfetto, ok? Vada a fare chiare, dai. Sì. Papà! Ho invitato una persona, penserà che sono una zoticona. Oh, mi dispiace, tesoro. Tranquilla, sistemo tutto io. Se c'è una cosa che so fare è apparecchiare, eh? Ah, quel vestitino è un po' stretto. Papà. Solo un tantino. Con una cucina come questa, preparare la cena sarà una passeggiata. Che facciamo? Ok, eccolo qui. Cocoven. Sbucciare e tagliare a Julien le verdure, ma che significa? Non ne ho idea, io sono l'uomo del microonde. Ok, allora leggiamo il secondo punto. Prendere le porzioni di pollo e cucinarle in un forno olandese. Ma quello è un forno olandese? Non lo so, sembra americano, sai, è robusto. Cosa? Oh mio Dio, è già qui, che facciamo? Conosco una pizzeria tipo qui accanto. No, 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 cucina gourmet, chiedi qualcosa tipo la pasta. Non so, qualcosa di romantico, ci riesci? Ti prego, qualcosa sì. di romantico. Sì, sì, sì. È facile. Ehi. Ehi, che ci fai qui? Deduco che non hai ricevuto il messaggio. Stavo stampando le copie del progetto, ma la stampante è andata, così speravo di usare la tua. Sì, certo, entra pure. Grazie. Oh, tu stai uscendo. Ascolta, posso anche andare in copisteria? No, rimango a casa. Stasera sei fantastica. Oh, grazie. Stai aspettando qualcuno? Io non voglio esservi d'intralcio. No, tranquillo, è il ragazzo di cui ti ho parlato, Reed. L'uomo giusto. Già, lui non è di qui, quindi ho pensato di preparare una cena fatta in casa, ma ora temo che sarà solo una cena scaldata in casa. Ehi, piccoletto! Ma tu sei proprio stupendo! Oh, sì che lo sei! Sì che lo sei! Sì che lo sei! Puoi tenerlo con te. La stampante è di sopra e quando hai finito ti presenterò Reed. Grandioso! Vuoi andare di sopra? Vuoi andare di sopra? Ok, andiamo di sopra. Ok, andiamo! Sono venuto a scusarmi. No, Billy, non adesso. Sono stato inopportuno prima. Ok, ok. Sei perdonato, ci vediamo. Ascolta, mi sento davvero male in proposito. Non potrei entrare per parlare. Cavolo, sì, però vieni, vieni. Entra subito, sbrigati. Joy, questo è un pessimo momento, lo sai? Joy, ehi, ti ricordi di Billy, della McKinley? No, non te lo ricordi, va bene. Perché non andate su in camera tua dove potrete giocare insieme, ok? Sarà divertente, voi due avete così tanto in comune. Sì, ho capito, andiamo. Io torno subito. No, no, non credo. Ok. Ok. Oh. Ehi! Hey. Wow, hai un vestito incantevole. Grazie. Sei bellissimo. Grazie, entra pure. Grazie. Già. Benvenuto. Mi hai trovata finalmente. Sì, è un gran bel quartiere. Oh! Ehi, puoi prenderlo? Ti sta solo dicendo che gli piace, è così carino. Sì, sarebbe più carino in braccio a te. Vuoi che lo prenda io? Sì. Ok, vieni qui. Oh. Grazie. È una bellissima casa. Grazie. È enorme, vivi qui tutta sola? Sola col mio piccolino. Wow.
Adoro come hai sistemato questo posto. La sala è grandiosa e l'arredo dice molto su di te. Beh, non esattamente, sai. Questo cibo è da leccarsi i baffi. Grazie, amo le belle donne che sanno cucinare. Ho avuto qualche aiutino, quindi... Mm. Che stai facendo? Oh, scusa, ho sentito che è così che fanno i veri italiani. Sai, mia madre era solita dire... È meglio che stia nel piatto, se non ti entra in bocca. Ehi, hey, Lindsay, quel tizio è incredibile a Call of Duty. Deve essere una specie di mago di Call of Duty. Voglio dire, è su da parecchio, ma... Oh. Scusami, è mio fratello, lui sta qui da me per il momento e ha invitato un amico stasera, ma è una lunga storia. Del progetto cosa dici? Beh, ho scoperto oggi che Woodill vuole che il progetto renda profitti in 1 o 2 anni, ma nel modo in cui l'abbiamo definito ne servono da 3 a 5. Do un'occhiata se vuoi. Sì, non ti dispiace? No, vediamolo. Credo sia qui, nella mia borsa. Ecco. Ok. Sai, con un paio di semplici variazioni dovresti farcela. Ma io non voglio fare niente che comprometta il progetto. Tu puoi avere un prodotto perfetto, ma non farà alcun bene all'ambiente se non viene finanziato. Delle volte, qualche piccolo trucco è quello che rende un progetto vincente. Ok. Da un'occhiata a quelle note dopo. È semplicissimo, Woodill rimarrà colpito. Grazie. Non c'è problema. Grazie, ma di certo stasera non voglio parlare di lavoro. Voglio parlare di te. Dico sul serio. Come ci si sente essere il re del lavaggio a secco? Su, rispondi. Io passo più tempo a viaggiare e a stringere mani che a fare quello che amo davvero. Creare nuove compagnie e aiutare le compagnie che salvano l'ambiente. Sai qual è il problema? Non ho nessuno con cui condividerlo. Lindsay, vorresti venire a Boston con me domani dopo la presentazione? Ascolta, io non voglio correre. Credo solo che sarebbe un'opportunità per conoscerci un po' meglio, capisci? È solo per il weekend. Ti farò girare la città, andremo a una partita dei Red Sox e ti riporterò qui per sabato, domenica al massimo. Devo pensarci. Certo. Dimmelo. No. Sto scherzando. Alla festa abbiamo malapena avuto il tempo di un ballo. Posso? Ma certo. Sarà un piacere. È davvero un piacere. Non dovevo dirlo? Sì, ma certo. Ok. Ok. Sei una donna meravigliosa, lo sai questo, vero? Perché? Perché hai talento. E vivi davvero bene. E farai strada in una grande compagnia. Giravoce che tra non molto sarai il nuovo presidente. No, non lo so. E nonostante ciò, sei così umile e onesta. È così che mi chiama la gente? Ah. Onesta Lindsay? Okay. No, sto bene. È solo che a volte mi piace condurre. Ah. Ok, basta condurre. Okay. A dire il vero, c'è una parte del mio progetto che vorrei davvero che vedessi, ma è nell'altra stanza e quindi vado un momento a prenderlo, ok? Posso girarmi? Billy. Stai con lui? Non ci credo. Si può sapere che vuoi, devi smetterla, hai capito? E noi siamo uniti dal destino. No, non fare un altro passo, ti avverto. Ma io ti amo. Cosa? Io ho finito di stampare. Dave Landry frequentava la McKinley? Ti ricordi di Billy Maddox? Certo. Cosa... Billy, cosa ci fai tu qui? No, non dirmelo. Esci con Lindsay anche tu? Cosa? Tu piccolo... No, fermo! Lindsay, stai bene? Sì. E che sta succedendo qui? Non è forse ovvio? Lindsay ci vuole tradire tutti. No.
Ho proprio sbagliato con te. E tanto, proprio tanto. Hai ancora molto da imparare. E tu sei? Oh, sì, certo, vi avrei presentati. Lui è Dave Landry e lui è un... Un amico? Sì. Solo un caro amico. Mm-hmm. Ho finito le stampe. Ci vediamo domani. Dave, aspetta. Adoro quel sugo. Amo quel ristorante. Salve. Quale ristorante? Perché tutte queste persone sono in casa tua? Sì, è una lunga storia. L'ho già sentita. Ascolta, non so che cosa stia succedendo, però credo che questa non fosse la serata migliore per invitarmi qui. Oh, tu no, hai, no, 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 hai un progetto da presentare domani. Voglio ringraziarti per la cena. Ci vediamo in ufficio. Sì. E come potete vedere, le stime di profitto nei 5 anni crescono costantemente di anno. Ehi! Ehi! Hey. Grazie per avermi aiutato ieri sera, è stata una serata folle. Sì, certo. Tu stai bene? Bene. Kate sta finendo la presentazione, ma a me sembra che non stia andando bene. Potremmo avere una vera occasione oggi. Sì, e vorrei parlarti del progetto. Ho fatto dei piccoli cambiamenti. Di sicuro andranno bene. Lindsay, andiamo? Reed, lui è Dave, vi siete conosciuti ieri, rappresenta la PMI. E Dave, come va? Posso parlarti per un secondo? Certo. Dammi un attimo. Sì, dimmi. Mi dispiace che tutto sia andato storto ieri sera. Sono sicura che non rivedrò più Billy. E Dave stava solo lavorando al progetto e mio padre e mio fratello si trasferiranno presto, quindi mi dispiace. Beh, tu sei pieno di sorprese. Avrei solo dovuto dirti la verità. Tutto ok. Fatti valere ora. Ok. Signorina Corvin? Sì? La stiamo aspettando. D'accordo. Ci siamo. Ci sei. Buona fortuna. Salve. Mi tieni questa. Lasciala a me. La ringraziamo, signor Woodill, per averci dato l'opportunità Grazie. Di essere qui oggi. Prego. Vi do il benvenuto nel vero futuro dell'energia solare. I sistemi odierni non convertono molta elettricità. Con il nuovo prototipo della PMI, questo sta per cambiare. Quindi, in conclusione, un design efficiente e una tecnologia all'avanguardia distinguono questi pannelli solari dai modelli di massa. Una persona molto saggia una volta mi ha detto che per essere davvero verdi serve l'altro verde, il profitto. Quindi, riducendo i periodi di prova e usando il dicromo nei pannelli, non come quelli più costosi, questo progetto garantirà un profitto non in 3 o 5 anni, ma in uno solo. Questi pannelli non faranno solo risparmiare energia salvando l'ambiente, ma accresceranno la fama della Green Tree, piazzandola nel mirino delle compagnie di investimento per gli anni a venire. Grazie. Congratulazioni, Lindsay. O forse è meglio dire presidente. Suona bene. Sì, credo anch'io. Congratulazioni, Lindsay. Grazie. Congratulazioni. Grazie. Ehi, Lindsay. Sei stata bravissima. Congratulazioni. Profitto, acume, è questo che serve alla Green Tree. Sei tra i pesci grossi ora. Con il tuo aiuto. Oh, io... Avrei voluto darti questo ieri sera, ma... Aprilo. Oh, è quello della Martin. Già. È quello che volevo. Grazie. È un piacere. Che cosa mi dici di Boston? Hm? Passo a prenderti e andiamo in aeroporto? Assolutamente sì. Grandioso. Sì. Oh, scusa, un secondo. Sì, certo. Grazie. Dave. Dave, cos'è che non va? Non lo sai. Un profitto in meno di un anno. Un cambio nella catena dei test e nei materiali dei pannelli. Non interessa solo questo. Era l'unico modo di far finanziare il progetto e non compromette il prodotto. Certo. Chi lo dice? L'uomo giusto. Ha
A cosa servirebbero quei pannelli solari se non vedessero mai la luce? Non lo capisci? L'unica cosa che ho capito è che sei diventata quello che volevi. Una convinta aziendalista a cui interessa più il profitto e i uomini vestiti bene rispetto a ciò che conta veramente nella vita. Spero ti renderò felice. Dave, aspetta! Sai, se fossi più sicura di te, non esprimeresti un desiderio ogni giorno. E visto che sei così brava con i desideri, augurami il meglio. Per cosa? Credevo che tu fossi quella giusta, davvero. Non ti ho mai detto niente perché la nostra amicizia significa tutto per me. E giuro che ho cercato di uscire con altre persone, ma non sono riuscito a cancellare i sentimenti che provo per te, sentimenti che proverò sempre. Ma sono stato innamorato di una persona troppo presa. Ho troppo impaurita per notarlo. Dave. Vado avanti con la mia vita ora, Lindsay. Ho qualcosa di molto importante da fare. Com'è andata? Il progetto è andato alla grande. Che stai facendo? Ho pensato che avessi buone notizie e ho invitato pochi amici per festeggiare. Ah, pochi amici? Sarà molto tranquilla, noterai a malapena che ci sarà un po' di gente in casa. Oh, è anche arrivata la posta, c'è un plico dell'ufficio imposte. Sono le tasse sui premi vinti e sono assurde. Posso permettermi di vivere in questa casa solo se la vendo. Ok, ok. Stai scherzando, vero? No, non scherzo. E non sono solo le tasse, Joy. È che questa casa è assurda, è troppo grande. Mi sono persa per andare in bagno. Certo, certo. Devo rispondere, è la band. Sono bravi, sono bravi, giuro. Ehi, ci sono? Ricorda sempre, non ti servono desideri per renderti felice. Hai già tutto quello che ti serve. Buon compleanno, Dave. È grazie. Bellissima. È incredibile cosa si possa avere con le miglia di bonus ogni giorno. Così bella. Lo so, è che... è un tantino tardi, ma volevo solo essere sicuro che questo fosse un compleanno che non scorderai mai. No, non credo che accadrà. Ta-da! Allora, esprimi un desiderio. Non ci riesco. Si sono avverati tutti. Wow! Sei una ragazza fortunata, non ci sono molte persone che possono dirlo. E sì, sono fortunata, non credi? Un mio caro amico me lo disse una volta. Il mio migliore amico. Aspetta un attimo. Cosa? Come ho potuto essere così stupida? Lui è sempre stato lì. Che cosa? L'ultimo desiderio.
trovare il mio vero amore. Aspetta un secondo, Lindsay. Reed, tu sei davvero meraviglioso. Sei bello, intelligente, hai così tanto successo. Stai dicendo quello che credo tu stia dicendo? Non posso venire con te. Eh? Lo so che ti suonerà molto strano, ma tu sei l'uomo che ho sempre sognato. E? E stavo desiderando quello sbagliato. Grazie infinite per questi 3 stupendi giorni, ma io adesso devo andare via. Sì. Oh, e puoi dire a Woodill che adesso ha un dirigente in meno alla Green Tree? Cosa? Perché? I profitti sono grandiosi, ma c'è altro nella vita. Ho commesso un grave errore e ora devo assolutamente rimediare. Ci vediamo, Reed. Dove stai andando? Dal ragazzo che non ho mai desiderato di avere. Sai, ormai a New York questo è diventato il mio sacro rituale. Sì? Allora, hai pensato alla mia offerta? L'ho fatto e ho preso una decisione. Senti una cosa, arrampichiamoci prima, sei pronto? Arrivo da te in un minuto. Dave! Grazie. Dave! Lindsay. Dave, la tua segretaria mi ha detto che eri qui. C'è qualcosa che non va, cosa ti prende? No, niente del genere. Domani mattina lascerò il mio lavoro. Sono stata accecata dal verde sbagliato e il mondo aziendale non fa per me, ora lo so. E ho anche chiuso la storia con Reed. Cosa stai dicendo? Che sono un idiota. Avevi ragione, non mi servono i desideri per essere felice. E ottenere una nuova promozione non significa un bel niente. E poi quella casa non fa per me. Ma finalmente ho realizzato che avevo già tutto quanto e non lo capivo, non lo vedevo. E quel che è peggio è che non vedevo te. Dave, tu sei l'unico che c'è sempre per me. E sei tu quello che cerco quando sto nel panico. Tu sei l'unico che mi fa sentire in pace con me stessa. E mi dispiace che ci abbia messo così tanto a vederlo, ma tu sei il mio principe azzurro. E lo sei sempre stato. Dave, ti prego, non andare a New York. Lindsay, ti viene in mente solo ora. Voglio dire, in un secondo. Ho finalmente deciso di andare avanti con la mia vita. Cosa aspetti che ti dica? Mi dispiace. Sei pronto a salire? Dave? Sì, sì. Scaliamo. Ok? Cliff, devo dirti cosa ho deciso. Cliff! Lindsay, cosa stai facendo? Dave... Lindsay, sei molto più in alto di quanto non fossi prima. Ah, credimi, lo so. Ah. Lo so. Lasciami solo dire una cosa, ok? Ok. Io voglio che stiamo insieme per sempre. E tu avevi ragione su tutto. Sono pronta a scalare montagne per te. Letteralmente. E ora ti prego, di qualcosa. Questo potrebbe essere spaventoso per te. Sei pronta a lasciarti andare? Non lo so. Ma sono pronta per iniziare a credere in me stessa. Ok, re dei desideri, beccati questa! Ah!
grazie per essere venuti. Grazie. Ehi. Hey. Ehi. Allora, Dave Landry, eh? Davvero? Avrei giurato che ti avrei vista con Billy Maddox. È davvero sorprendente. Che scemo. No, credo che tu e Dave sarete davvero felici. Grazie. Vorrei solo poter dire lo stesso di mamma e papà. Io credo che siano felici. Ehi, credi che potrei avere un momento con la sposa? Sì, credo di sì. Ehi, ciao, splendore. Allora, sei ancora in vena di scalare montagne per me? Ah, sì, basta solo che siano delle piccole, basse montagne. Sotto i 2 metri. Sì, esatto. Ho trovato questa sul tavolo, cosa ne facciamo? Ah, apriamola. Possiate avere insieme una vita felice. Spero che tutti i tuoi desideri si avverino. Non è firmato, ma so esattamente dove deve andare. Dai, andiamo. Chi vuole ballare?